Perfetto. Ma potevi fare la barba però prima, eh. La dopo. La de Tomato potevi fare. No. Il coso La più matta sai quale, la testa di mio marito, di mio marito. Ancora sta lì. Matto. Non ride. Non ride. Ancora sta lì. Buonasera. Benvenuti a questa prima serata di questo bellissimo teatro. Io ho visto da quando provavo, perciò non ho visto tutto appositamente per godermelo bene stasera. Quindi vorrei presentare il mio primo benvenuto a questa prima presentazione che seguo qui in questa comunità come parroco. Stamattina ho vissuto un'esperienza lì con l'inaugurazione della Pinacoteca, quindi dei ragazzi di Corchiano che hanno suonato in maniera molto bella. Ho visto i quadri della Pinacoteca che si va formando, e oggi stasera abbiamo il teatro con i corchianesi, perciò proprio un bagno, altro che pioggia, un bagno d'arte, di cultura proprio locale, di persone che qui che si esprimono in maniera molto dignitosa. Ecco, noi siamo qui in questo teatro in cui generazioni sono cresciute. Tanti di voi avete visto i vostri figli recitare qua sopra, e adesso si ritorna per vedere noi figli, ma forse i figli dei figli. L'oratorio, l'ex asilo, vuole essere questo, vuole essere quello che ha pensato Don Domenico, quello che ha rafforzato Don Claudio e quello che lo faremo anche noi. Deve essere un luogo dove passano le famiglie, dove crescono generazioni e dove si trasmette l'uno e l'altro il fatto di stare insieme, di vivere nella gioia, di godersi momenti e tappe della vita che sono importanti. Perciò per me accogliere questo gruppo, aver visto che hanno lavorato in maniera così soda per presentare uno spettacolo di qualità, in maniera direi anche professionale, è una gioia. Ho portato un pensierino a Laura, che oltre ad aver scritto il testo ha seguito per diverse sere questi ragazzi uno a uno, proprio cercando di rendere in maniera molto elevata questa presentazione. E quindi ringrazio lei, e ringraziando lei ringrazio tutto il gruppo che veramente hanno lavorato tanto. Voi adesso vedete, grazie di essere venuti ancora e buona visione. Ecco chi ce la posso avere, un amico mio. Da
quando mi è andato in pensione, mi sta sempre in mezzo al piede, io non mi fa più spiccia a casa. E l'ho capito, figlia, però anche tu sei sempre alla metà, sa, un uomo dentro casa ci vuole e devo sempre sentire a risolvere che problema. Minù, parli tu. Mi pare che ci sto solo io adesso. Tu no, non ce l'hai mai avuto in vita tua. Tu e tua sorella siete beati. E perché se mi operate? E perché sì? Sì. Perché magari quello che fanno gli uomini dentro casa. E che fanno? E che fanno? Quando si fa la doccia, e fa diventare bagno come il lago di lì. Sì. Sì. E mi lascia sempre le boccette aperte del sapone, il 12 quelle. Cioè siete mia mente, sono pazzie, sono pazzie. E non parliamo della camera da letto. La camera da letto che? Non mica gli vuole venga a raccontare quello che succede in camera dentro al letto, no? E che poi ne racconto, Che non dico nel bisogno. Ecco quello che gli devo raccontare. Sì. E lo sentivo. Dimmelo a me. Ma quale bisonte? Più che bisonte è un desebro d'oro, no? Sì, ma belli d'oro, no? Io volevo dire che quando è via una maglietta all'accomò, me lo metti sempre tutto sotto sopra. Lo metto sotto sopra, sì. Sì. Le magliette che piacciono a me le infili sempre sotto a quell'altro, pare che ce lo fai apposta, pare. E comunque, gente mia, quelle sono sempre quelle stupidaggini che accadono in tutte le famiglie del mondo. In tutte le famiglie del mondo, sì. Sì. Lo vedi? Se te lo dice la sora Minuccia, che tra l'altro è zitella. Scusa, quando è? Come mi hai chiamata tu? Zitella a me? Come l'hai chiamata tu? Zitella? Sì, zitella. Perché non sei zitella te come tua sorella? Oh, Gesì, ho fatto pure arrivo. E lo stesso! Tutto sa che lo è. Perché? E pure ignorante. Chiedi scusa alle signore! Signorine, Gesù! Noi siamo signorine! Lo vedi, di che me devo scusare? Ci hanno 70 anni e ancora sono signorine! A casa mia sono sidelle! Amica, fatela finita! Senti, Nando! Sì, più vecchio tu! Che mo' ti detto del nonno Rufino che ci molla la sala, sa? E se non lo sai, è decaduta! È decaduta! Adesso si dice single! 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 E poi? Guarda c'è un po' su quello grugno! Ti pare che c'è un po' 70 anni noi? Guarda c'è un po', guarda c'è un po'! Guarda per paura! Guarda per paura! Ti pare che ho 70 anni? Guarda per paura! Per me, che so di guardo, eppure buon ignorante, rimanete sempre zitelle. E poi, pandamie che ci avete? Ancora! Amicari! Non si chiede che date una signora! Ah, Gesì, lo vedi che non hai capito? So signorine, e pertanto io in realtà gliela posso chiedere. Ma perché invece di fare delle scatole qui da noi, deve farci che tu zuppe il corciano? Su! Capi! No, anzi, io... Sono Minuccia e sono Valeria, è un po' di tempo che ci conoscevo. Non è che mi potete levare qualche curiosità, no? Amica, te prego che niente mi chiede. Ma niente, non c'è niente da fare per casa, guarda un po' che buio, che è. Ma che cosa, pure tu non ce l'hai? Come va di stare qui a fare? Sorami, quale sarebbero queste curiosità, Timbo? Ma io ve volevo domandare. Ma è possibile che due belle signore, no scusate, signorine come voi, in tutto sto tempo non ci hanno mai avuto l'occasione di conoscere qualche bel ometto?
Ma fai fare l'affaracci tua? Scusatelo, vi prego. E che c'è da scusare, Cecilia, da scusare? Comunque, no, io non ci ho mai avuto nessun ometto, come lo chiami tu. Forse perché sin da cucciotta mi sono sempre stata tutta caruccia, dimmi che è stata tanta morigerata. Morigia che? Timorata di Dio, Cecilia. Parlo l'italiano, la morte annidando! Io non lo so! Io invece, alcuni anni fa, facevo l'amore con Giovinotto, te lo ricordi? Luce! Bello, 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 caruccio, tanto bellino, sì! Decenni fa? E perché non ha funzionato? Non era il suo tipo? No, sono amica! Bello era bello, caruccio, ben gentile, tanto bellino lavoratore, te lo ricordi, sì, tanto amoroso, sì, giudizioso. E allora era difettoso. Scusami, no, non era difettoso, era caruccio, amoroso, gentile, lavoratore, è soltanto che lavora mamma. Pace all'anima sua, ce diceva sempre che trova uno caruccio, gentile, amoroso, lavoratore e anche benestante. La tua mamma si accontentava di poco, Oh, per caritani! E sapio! E se ci diceva che nella vita dovevamo scegliere, e noi abbiamo scelto, siamo rimaste da sole, meglio di così! Meglio sole che non accompagnate! Sì, hai ragione! Ma la tua mamma? Non lo conosceva, ha detto, che chi sta contenta gode? Che in questo caso mi pare si adatta molto bene alla situazione. Insomma, a sto ragazzo, ma che gli mancava? Sorami, te l'ho detto, gli mancava niente! Caruccio era caruccio, bellino, amoroso, tanto lavoratore! Ecco, che lavora mamma nel com'era! E quindi niente! Ma la buona mamma si era scordata di dire che in un uomo le qualità sono altre. Digliele di Gesù. Quale sarebbero Gesù queste qualità? Lascia perdere che a questo gli valgono tutte quelle altre. Però io sto ancora a tempo, Le voglio sapere che qualità mi sceglie un uomo, quali sono. Me vuole sapere. Ormai è tardi. Non lo potete capire quello che siete. Ma perché non ci vai a fare il giretto giù per Corgiano? Muovete no! Ma non è che non mi fa capire niente queste parole! No, io non vado a Corgiano, vado giù fratta, amica mia, perché io pure se sto in pensione, lavoro! Lavoro! Vai, caro, vai! Che io, anche se non lavoro, fatico! E quale sarebbe la fatica tua? È quella più stressante! È quella sopportante tutto lo giorno, guarda! Ci vedremo, va? Sì. Ma è più fratta, poi? Sì, ecco, va. Se ricogli l'insalata, portala pulita, lavata e mettete la carta, bravo! Ragazza, c'ho un perché sennò mi sporchi tutta casa, Sì. E l'altro te la porto pulita, lavata, pulita e pure un po' digerita, va bene? Amica me! Tu fai l'insalata anche per noi, la sera ci sgrassa la bocca! C'hai ragione! E mi ricomando! Senza lumache! Per carità l'altra sera gli do le allevanze! Amica mia, carità! L'abbiamo sentito, amica! Io se vecchia più peggiora questo. E che vuoi fare? Dopo tutti gli stanni che vuoi fare? E che voglio fare? Con questo vecchio appunto la spugna. Ma che punti e punti, Gesù? A proposito, se non mi sbaglio, ho detto che partite delle vacanze, è vero? Stiamo atteso, L'altro giorno avevo atteso. Sì. Ammazzalo! Ma sentite tutto quello che dimmi che fanno con mio marito? No, proprio tutto!
balconcino e godesse l'aria fresca della sera. Ci piace proprio tanto, vero? È vero, Gesiano. A voi vi piace godere l'aria fresca pure? Godete di cavolacci dell'anno! Ecco fatto! Dopo che zitelle pure piccanate siete! Ma piangate! Ecco, oggi siete mia, e voi ci credete in piccione! E noi allora, ne capito niente! Noi venimo qua di fuori, diamo un po' d'aria fresca! E poi Gesimmo capì, quanto ci piace respirare quella bella atmosfera familiare che c'è dentro la salva! Ma guarda che l'atmosfera familiare, come dici tu, dentro casa mia, non è che è tanto bella, Ma la mucchetta te la porto qua. Aspetta che va via le bollette. Mamma mia, oh.
Ma comunque, Gesù, quando quello ha telefonato, quello si è presentato come il questore? No. Ma se ti dicono che devo fare un'indagine, tu a che pensi? O so carabinieri o la polizia, no? Ma mia, oh! Ho capito, ma che c'entra il questore? Ma che ne so io? Non è quello che fa le indagini come... Marco Bocci, quello del suolo... Tu vedi troppo la televisione, oddio, mi sono io! Oddio, calma, calma, che succede? Chiedi, e ha, oh, e poi hai visto mai fosse una boccia? Fosse Marco Boccia? A me non mi viene in giro, io già sono nervosa. E poi se chiama Bocci. Poi che cosa ho fatto, eh? Chi è? Sono tua suocera, mi apri. A me è tua madre. Non so che sono nervosa. Cioè, se non capite, sì. Manda la via, eh. Apri, dai, su. Ami, cercate di guidarla prima possibile, che quella c'ha una lingua lunga come rettilineo dei Brangellini, eh. Avanti. Vieni, no. Forza, no. E che ci vuole per aprire questa porta, eh? È permesso? Certo, mamma, vieni. Io voglio parlare con crociate. Lo sai che sei sempre la benvenuta a casa nostra. La benvenuta? Oh, con queste facce, i capelli via. Che forza, c'è una certa età, gli sono calate pure le cataratte, non lo vedi? Ma ce l'hai tu e tutto il resto, oh. Da quando ti sei sposato, hai perso quello sguardo sereno e felice di una volta. Mamma mia, non lo so io, eh. Sono Maria. Com'è la visita? Sono venuta per sapere se mio figlio ti avesse parlato di una certa decisione che avevamo preso. Di che si tratta, mi? Non ne ho voluto dire. Io lo spiego loro che adesso stanno aspettando le persone molto ma molto importanti. Addirittura? E chi sarebbe queste persone? Ah, potevi fargli il nome e cognome, no? Eh? E poi che sarebbe sta novità, mi? Ma niente, dai, lo spiego dopo, con più calma, dai Gesì. Ami, quando tu parli così e te mezzo certo madre, sento puzza di fregatura io. E quando è che ti ho dato una fregatura, eh? Quando è? Sì, sono sempre stata discreta e disponibile nei tuoi confronti, mia cara amica. Disponibile non tanto. E per quanto riguarda la fregatura... Io? Che c'è da dire col chiaro, eh? Col chiaro è bello, ma stavamo meglio nella mia bella Napoli. Ma tornaci, che dovrei e poi, Napoli in guerra! Che vorresti dire? Sì, mia Napoli ce ne mo sola, con mare e l'allegria, e voi accorgiamo che ci avete, eh? Noi accorgiamo, c'è un sole! Le fore e le notti e la pazienza, sì, tanta pazienza, tutta quella che serve per sopportare la gente come te. Ma basta con queste storie, ma è possibile che dopo tutti gli anni ancora non riuscite ad andare d'accordo? Eh? E che c'è? Io, e che so io, è lei che la fredda, deve sempre trovare opposizioni nei miei riguardi. Eppure l'ho sempre trattato come la figlia. Lasciamo perdere, va. Comunque, se te ne potresti innaci, ben paura, perché dovevo aspettare le lezioni, per tanto. Va, vedi?
sei muta, mi raccomando, ma... mamma mia, chi sta lì là, Un questore dei carabinieri. Un questore dei carabinieri. Che combinati, Che combinati. Che stupore, figlio mio, che pure un mezzo a giustizia per le fatte per lì. Hai capito? Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ah, mi avviene. Prego, prego. Buonasera, buonasera. 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 Signora, buonasera. Buonasera. Siamo? Prego, prego. Signora, buonasera. Scusi. Buonasera, signora. Non si preoccupi, non si preoccupi. Siamo felici di fare la vostra conoscenza. A noi veramente non ci fa più niente felice. Mio figlio, lo vedo da adesso, mio figlio è innocente. Qua, se c'è qualcuno che si è messo di mai, è certamente lei. Arrestatela! Brutta strega! Questa è la volta a parte, rimaniamo a parlare, zitta, per favore, zitta, c'è stato questo, zitta. Il borghese sono venuto e che sta ancora peggio. Ma che combinato, Che combinato? Se ci sentono le zitelle, ci vanno a sputtanare per tutto il paese. Che vergogna, maronna mia, Signora, scusi, cosa sta succedendo? Sua moglie, quella macchina, curvo per la pazza. Sicuramente è vestito qualcuno ed è morto. E poi è scappata. Ma che dici? Io non ho fatto niente! Signora, ma noi non... E allora rubato. Lei l'ho sempre saputa che aveva le mani. Ma dai, su, mamma. Non è andata in chiesa. Che dolore, allora. Offrisci qualcosa, mio. Ma come offrire qualcosa? Come offrire qualcosa? Che non lo sai che quando stanno in servizio non possono più niente? Pure la corruzione è reato, che fate? Signori, comunque deve esserci un equivoco. Ma quello che dico io, ma quale equivoco? Sì. Arrestatemi! Io mi affronto, la moriremo. Ma voi vi sbagliate? Sì, secondo me anche. Voi ci avete scambiato per quelli che noi non siamo. Scusate, ma non siete dei carabinieri in borghese? No, no, e cosa vi fa pensare? Che bel boschino! E allora chi siete? Siamo delle persone, autorizzate da alcune aziende a fare delle indagini di mercato. Indagini di mercato? Sì. Che cosa è? Ma nel nostro caso alcune aziende ci delegano ad andare a visitare delle famiglie come voi, a sondare pareri, abitudini e quant'altro inerenti alle diverse tipologie di domande che noi vi proporremo. Per quale motivo avete pensato che fossimo dei carabinieri? Perché quando avete telefonato avete parlato di indagini? Di indagini? Indagini di mercato, però. Forse la signorina del call center si è dimenticata di dire la parola mercato. O forse mia moglie non l'ha capita. Sempre afferma le cose a un po' di paramatella, vero? Forse, non mi ricordo. Comunque molto più tranquilla. Le posso offrire qualcosa? Sì, volentieri, volentieri. Allora a questo punto possiamo procedere. Prego. Dovete rispondere. Sì, cioè, dovete solo rispondere. Ma diciamo qualcosa? Certo. Cara suocera, se qualcuno vince qui, non sarei tu, ma noi, perciò vedi stasera. Comunque, comunque signora, signori, rispondendo alla testa che vi proporremo, farete parte di una lista di persone dove il primo premio sarà una bella crociera sul Mediterraneo. Possiamo partecipare pure noi! Questo è un stato sempre a vecchie dritte, sempre. Lasciatele qua, lasciatele qua. Sono due poveracci senza vita. Signora, ma chi sono? Sono due zitelle vicine di casa e pure i piccioni. Loro, E allora ditegli che quando abbiamo tempo possiamo passare anche da loro. Sì, se vogliono, noi possiamo prendere l'appuntamento. Certo.
volete, le tomate e il burro ve le preparo io, eh? No, non scherziamo, non scherziamo. Non scherzo proprio per niente. Sì. Voi scommette che da ragazze timide morigerate sotto sotto si scopre che... Noi non possiamo stare a fare scherzi. Rischiamo il posto. Vabbè, allora non vi preoccupate, che ancora io organizzo il mio scherzetto, eh? Insomma, signora Mircale, possiamo andare avanti? Abbiamo anche famiglia da visitare. Forza, forza. Signorine? Sì? Signorine? Sì? Venite un attimo. Un attimo, mia. Dimmi, dimmi. I ragazzi dell'indagine di mercato hanno detto che, volendo, potrebbero passare anche da voi. Gli lasciamo il numero? Sì, tanto pensa che c'è Sinti ce l'ha, Ce lo vorrebbe avere. Ma sono troppo detto, lo viene. Ma pensate sì, è la fermata casino, ce lo vorrebbe. Sì. Però mi scordavo di dirvi che per correttezza non dovreste sentire niente, se no testa non dice vero. Vi la fate? Ci proviamo, io però te lo prometto, Ci provate, se non fosse il modello. Mi raccomando, di casa non sentire niente? Sì, sì. Ciao, è tutto! Zitta e reggi il gioco. Favoreggiamento! Favoreggiamento! A questo io volevo io inizio le passe affari nostri. Possiamo procedere? Magari. Mezz'ora. Allora dovete rispondere. Semplicemente rispondere. Chiaro, certo, giusto. Ci proviamoci poi. La prima domanda è: cosa ne pensate della vivisezione sugli animali? La divisione! La vivisezione! Ma c'è già per caso che voi abbiate degli animali? Certo che ce l'ho gli animali, ce l'ho due! La scritta! Cioè, mi moglie e mi madre! A parte gli scherzi, signora Mircale, lei non ha animali? Eh sì, dai! C'ho giù fratta, c'ho una cagnetta che è il lavoro mio, guarda! Ne vuole più bene questa, essa che mi moglie, va? Per forza, tra bestie che intendete tanto bene voi, Bene, allora dovete sapere che quando si creano medicinali, profumi, creme, insomma, prodotti che vengono a contatto con il corpo, prima di essere messi sul mercato, vengono sperimentati sugli animali. Anche nuove tecniche di operazione chirurgica, poste a migliorare la vita dell'uomo, spesso vengono applicate sugli animali. Scusa, se tutte queste cose gli vanno male, no? Che gli succede a quelli pochi animaletti? Spesso queste povere bestiole si ammalano, altre volte riportano anomalie spaventose, o addirittura muoiono perché non reggono allo stress provocato dagli esperimenti. Dunque, se lei è a favore di tutto questo, io le chiedo, signora Mircale, darebbe mai consenso ad effettuare tale esperimento sulla sua cagnetta? Ma che siete matti? Senza proprio... Sì, proprio come serve il corpo! E diatemi quello dei mogli, devi fare due bello a portare, per queste. Ma dammi quello dei tuoi mani, no? Tanto verde e vecchia, tosta e tosta, per l'immunesi, poi ricordatevi che l'erba cattiva non muore mai. È meglio che me ne vado, va, se non mi innervosisco. Se ne va, signora? Sì, me ne va. Ci saluta. Ami, mi raccomando, non ti dimenticare di dire a tua moglie di quella faccenda. Ci siamo capiti? Arrivederci ragazzi! Arrivederci signore! Arrivederci. Proprio signore, che pugno fuori! Buona serata! Buona serata anche a voi! Tanto che ha gelato, potessi cascare! Allora, andiamo avanti? Insomma, per come abbiamo capito, voi non siete a favore della posizione e della sperimentazione sugli animali. Assolutamente no.
Anzi, io vi darei un altro consiglio. Ci dica. Ecco, se proprio esercono i corpi. Non ci dica di andare nei cimiteri, eh? Perché questa è vecchia. E poi a noi corpi servono vivi. Ma no, io non mi riferivo ai cimiteri. Io mi riferivo a Montecitorio. Lì sì che ce ne stanno dei corpi belli grassotti, con tutto quello che si sono mangiati e quello che si mangeranno vivi. È molto simpatico, signora Mirko, è proprio un bullone. Ora una domanda per la signora, la posso? Prego, prego. Attualmente, nella sua vita, cosa vorrebbe per sentirsi realizzata? La sua vita bene, Le leggo alcune opzioni. Una casa più nuova e accogliente. No, per carità, la vita. Però andavo in due giorni, Allora, un governo diverso da quello attuale. Vecchio ormai. Un bel viaggio nei paesi esotici o una bella crociera sul Mediterraneo? La rottamazione, voglio! Ma che? Una rottamazione! Sì, perché l'hanno fatto di tutto! Ma te mari di vecchio di coglioni di numero mio! Non l'hanno fatta! Ah, io sarei quello da rottamare, Ma se io sto sempre bello, pronto e ansillo e tu sempre con Marte Capoccia, Ma va, eccole! Era le 5 fatiche perché ho la parte 5 in vita sua, che più gliela fatta! Sì? Ma una è stata la peggiore per oggi, sì! È stata quella da avete sposato! Ma insomma, signora, tra le opzioni che le ho elencato, non c'è neanche una che le interessa! Sì! Una cosa ci sarà. Oh. Il viaggio nei paesi esotici. Scriva. Scrivi. Mi immagino su un'isola deserta, da sola, senza mio marito, a pettolina, a cazzo. E non pensa a niente, ne manca a te, guarda. E anch'io me ne immagino. Un'isola deserta, con le onde, al mare, con la cellulite, sola e disperata. Perché se l'isola è deserta, Gesì, ma chi te mangi? C'è chi deve per dimenticare, io mangio per scordarmi di te. Bene, signori, finalmente la nostra piccola indagine l'abbiamo terminata. Sì, era ora. I vostri dati e le poche risposte che ci avete dato li abbiamo presi e li abbiamo inseriti in un database. Da che? Un elenco, signora. Un elenco. Ma parlate non italiano. Signora, ascolti. A breve ci sarà un'estazione per una crociera su una bellissima nave per due persone, dai suo marito ovviamente, che percorrerà le più belle località del Mediterraneo. Ah, se doveste leggere, vi torniamo noi a Tramonelli. Perché come è stato? Che ce l'hai tu, ce la siamo. No, no, non sei il signore. Ma io non ci si dà. Non sei il mano, no, c'è la signora. Sicurissimo. Sì, sì, sì. Arrivederci, signore, è stato un piacere. Arrivederci. È stato un piacere, signore, è molto simpatico lei. Arrivederci. Segrete e non te lo posso dire. Comunque mi hanno detto che
a giorni che telefoneranno pure a voi. Così ne dà l'appuntamento. Speriamo no, però nei prossimi giorni, Gesì, perché lo sai che famo? Partiamo per le vacanze pure noi. Davvero? E tornate di bello. Ma pure te la...
Che mia! Non potevo lasciare più chiaro. Se gli succede che cosa, ma come fa? Quello gli succede che cosa? Sappiami che quello è proprio il cortiano, che io! Gli succede che cosa? Oh Gesì, io sono più tranquillo che depende con voi. E poi ti dare una mano con casa, no? È meglio. Mi porti in ferie dopo 20 anni! Mi porti a pulire casa che non è mia! E per giunta invece fatti pure tua madre! Ma ti vergogni mica! Le ferie proprio belle saranno, guardami! Gesì, quando si fa forestieri se sta bene, non ti preoccupare, che alla fine sta bene, nuove usanze, nuova gente, alla fine le vacanze se sta bene. È vero, Gesì, non trema via, da tutta casa una vacchia per me. Sara! È così da ciretta via. Eravamo rientro che? Mi si è gelato tutto l'ossario. Dentro casa. Che un po' di cosa è, capite? Che è una sardina. Sì, sì, comunque, oh! Quando è che rientrate voi, Gesì, non stiamo fuori un paio di settimane, fia, però se ti ove pagagli e bagaglini, tocca ritornare. Dio vuole, ci stiamo. Allora ci vediamo fra un paio di settimane. Sì, sì, cioè, se sono qui da sale di vino. Comunque, se tornate per 15 giorni, meglio! Che ti danno fastidio noi qui! No, e che fastidio! Voi mi fate la guardia, come fate la guardia voi? Manco Ducati Lupo, guarda! Amiche, mi piace sempre scherzare a te! Sempre! E che ci volete fare? Io sono un burlone, mi piace fare scherzi! Gesì! Oh! Vai il papà! Io te parli le comprate però. Le ho comprate, sì. Io te l'innaffio pure, però. Prima che parto, lasciami le bottiglie là di fuori, che te le metto sotto sopra come cunì. Le bottiglie plastica? Sì! E mi piace il cuore! Quella tutto il giorno a cariciare l'acqua dalla casetta di legno! Che fece la madre con l'acqua dalla casetta di legno? Zero.
zia Amilcare. Oh, dimmi, zia. Ciao bella, non è che ci potresti venire a trovare? C'è l'intenzione di organizzare una cosetta e mi servirebbe l'aiuto tuo. Guarda, zia, se non è urgente posso venire tra 15 giorni che devo studiare per l'esame. Vabbè, se mi vuoi venire pure fra una quindicina di giorni, tanto non ritorno proprio in quel periodo lì. Sì, sì, va bene, dai. Ciao e in bocca al lupo per l'esame, eh. Ciao zio, saluta zia e crepi lui, eh. Sì, sì, te saluta zia, dai. Ciao, 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 ci vediamo. In montagna solo per cambiare, mica per divertirci, vero? Ma di
divertirci, almeno al tuo, ma che ti vuoi divertire? Certo, sì. Comunque, la crociera gliela danno da? Ma sì, gliela danno, ma che non lo sai che quelle sono tutte stupidaggini? Allena tua, ancora credi a farlo andare? Sono stupidaggini! Dai, dritto la gara la roba, su, Gesù! Io non ci credo! Ma dai, Gesù! Signora Gesilde! Signora Gesilde! Bellezza, signora Gesilde! Che me manca?
capelli fini, eleganti, con una certa classe. Non ne capisce? Ho capito. Quelli miei di tesorti. Allora sto veramente tranquilla, guarda. Perché, oltre a quello che vedi, è il tiro arrabbiato! E poi, cos'è che ti dico? Avessi trovato un'alleata contro un bisogno. Può essere. Gesine, non arrivate! Eccoci! Se arrivate! Sì, sì, eccoci! Allora va bene, ci vediamo domenica mattina.
qui da voi, io e la sua Maria. No! No! No, ci mettiamo davanti al concorso! Hai capito? E se piove? Te la chiudo prego! Quando mi pare e mangio quando mi pare. Hai capito? Ma cosa costa questa? Ma ho capito,
me mosso, se no da quando sono vecchia, sono zitella come voi. Via! Perché lo sai che fanno, fiammi? E se anche se già
balcone ad ascoltare oppure ritornate in casa? Sempre sinceramente? Sempre sinceramente. E allora mo te lo dico. Noi quando vi sentimo che confabulano, che chiacchierano, che litigano soprattutto, costano sulle terziane, ci mettiamo di dietro almeno loro non ci vedono. Ma noi via tutto, sì, come vuole tutto! Ma lo riferite a qualcuno? E lo riferite a qualcuno, sinceramente il discorso glielo dico! Perché tu non lo fai vesti? Qui le domande le posso fare solo ed esclusivamente io. Ah, e allora io ti potevo chiedere niente del concorso. Quale concorso, scusi? Quello dove si disponeva a tutte le domande e ce le mettete vincere la crociera. Di che cosa state parlando? Ah, via me. Ma no, quelli che te dicevo prima, belli belli, sono venuti più da vicini nostri. Io così, per sbaglio, stavo a sistemando casa, no? E ho sentito che dicevano che cosa, che poi fare quello che dicevano. Eh sì, gli facevano le domande, dovevano rispondere e poi alla fine facevano parte alla crociera. Potevano vincere la crociera. E anche in quel caso avete sentito ciò che avveniva in casa dei vicini. E ho capito, sì, però più puli sono fatti di carta che gli vedi? Ma le vostre orecchie sono troppo fine. Ma questo vostro comportamento non vi sembra un po' troppo invasivo? Oh no! Per carità, non è invasivo! Perché per la legge numero 675 del decreto legge del 1996 è sbagliato, viola il rispetto della privacy. Che ha detto? Fatta vedere chi è? E io nemmeno, ne so solo dare i numeri! Senti un po'! Ma sta crociera noi la vincevo, sì o no? Ma scusate, ma per chi mi avete presa? Ancora non capito, Non si quelli lì, gli indagini, il commercio, come si chiamano? Quelli che sono venuti che hanno fatto l'indagine del commercio qui di questi vicini, dove gli permetteva di vincere la crociera. Pensa che la signora Gesilde ci ha fatto fare delle risate. Ma non si credeva che erano due agenti di polizia lì. Che sono io! Come sono? Ma non aspetta, che c'è voi che credemo? Che sei un agente in borghese? Sì, signore, anzi, scusate, signorine. Dovete sapere che nella nostra caserma è arrivata una telefonata anonima che denunciava il vostro mancato rispetto della privacy altrui. E ho deciso di constatare personalmente se questo era vero. Ho qui un mandato al tesserino, volete controllare? Grazie, arrivederci. Ma no, hai ragione, non rivederci. Ciao, parliamo.
ci vo. E poi sapete che vi dico, chi si fa l'affari sua campa 100 anni di più. Stasera per due motivi. Questa commedia ha assistito dall'inizio Don Claudio e io ho due persone da ricordare: Don Claudio, che mi ha dato l'opportunità, e parte di queste battute nascono dal rapporto tra mio padre e mia madre, e spero che stasera tanto mamma con Don Claudio l'abbiamo vista insieme. I genitori, i mariti, i ragazzi, i mogli che in questo anno e mezzo ci hanno comunque guidato, supportato e quante più ne volete, e soprattutto vogliamo ringraziare Laura con un piccolo presente. Grazie comunque a loro, perché io scrivo, però vi posso garantire che io scrivo 10 battute, ma loro ne interpretano con 30 battute. Sono stati eccezionali. C'è stato di tutto, sta commedia ha subito di tutto e di più. Ci sono state malattie, ci sono state situazioni un po' dure, fino all'ultimo, perché stamattina Elisa c'aveva la febbre, una settimana fa Giulio stava all'ospedale, io ho un mal di gola e sto male pure io, e Roberta pure, pertanto... Però siamo de digna, pertanto l'abbiamo fatta. Grazie.